Ciao ragazze, allora mi vedete conciata così perché ho fatto un trucco ispirato a quello di Cleo, che è quello della sexy vampira, di cui ha fatto il video qualche giorno fa. Quindi ho utilizzato il sangue finto per fare queste ferite qui, del, il sangue, e poi ho realizzato il trucco che è quindi sui toni del nero, sui toni del rosso e un pochino, un pizzichino di viola. Quindi io vi lascio. Adesso prendo la mia felpona bellissima che ho comprato da H&M e vado ad una festa. Vi lascio il tutorial e buon Halloween! Ciao! Allora, comincio a pensare a questa parte che ho realizzato con la Vinavil e con dei fazzoletti. Ho semplicemente spalmato la colla su questa parte qui, poi l'ho lasciata asciugare, ho fatto due o più strati comunque dal video di Clio, come vi ho detto prima potete benissimo rendervene conto. E poi ho fatto questa ferita qui con una pinzetta. Adesso, visto che comunque i fazzoletti sono bianchi, devo andare semplicemente a colorare. Vado a colorare con un fondotinta di un colore più chiaro rispetto alla mia carnagione, poi vi metto sotto tutto. Comincio a colorare con la spugnetta, nella speranza che... esatto, perfetto. Piano piano comunque si dovrebbe colorare. Adesso vado con una cipria, quindi la mia cipria della Deborah, e vado con un pennello, così. E tampono. Una volta fatto questo, vado a tamponare con una spugnetta il tutto. Mi rendo conto che non è ancora tutto molto omogeneo, vado con un correttore mischiato con il rosa, rosa e nocciola, e vado a riempire tutta la superficie. Allora, una volta terminato tutto, tutta la prima parte, vedete che c'è qui una parte aperta. Questa parte aperta deve essere colorata col sangue che ho preparato qui. È veramente schifoso. Però prima vado a mettere un colore nero e un colore rosso. Lasciando riposare il tutto, andiamo a truccare l'occhio e io l'ho fatto in questo modo, usando i colori viola, rosso e nero. Applico una base su tutta la palpebra mobile e io utilizzo il Primer Potion della Urban Decay. Arrivo fino all'arcata. Allora, per realizzare questo trucco vado ad applicare una matita nera su tutta la palpebra mobile, sia superiore che inferiore. Sfumo la matita, tampono la matita che non è ancora omogenea con un ombretto nero brillantinato su tutta la palpebra mobile e poi lo vado a sfumare andando verso il sopracciglio. Vado a sfumare tutto con un pennellino a penna. Dopo aver sfumato la matita, vado a prendere un colore rosso. Colore rosso, qui. Lo vado a mettere sulla piega, sfumandolo sempre verso il sopracciglio. Applico il colore rosso anche sotto per dare un pochino di borsa, insomma, un po' rendere più reale l'intero look da vampira. Successivamente vado a fare un mix di questi due viola, questo qui, e li vado a mettere sopra il rosso, sfumando il tutto.
Dato che il tutto è diventato un po' prugna viola, vado a riprendere il rosso e vado a ripassare. Applico il viola che ho applicato prima anche sotto per accentuare appunto le occhiaie. Piego le mie ciglia e applico il mascara sia sopra che sotto e ci vediamo dopo per la parte del sangue sulle parti in cui le voglio mettere e le labbra. Passiamo alla parte labbra e alla parte di mettere il sangue qui nella ferita e io ho deciso anche come nel video di Clio, appunto come vi avevo detto, metterlo un pochino qui sugli occhi per dare un senso appunto di vampira, di sangue che scende dagli occhi. Quindi prendo il mio sangue finto e vado a mettere qui. Dopo aver ottenuto questa cosa schifosa qui, vado a fare la stessa cosa sull'occhio. Brutto. Otterrete una cosa di questo genere. Per le labbra, disegno di colore rosso e poi le vado a riempire con una specie di rossetto. E poi con un gloss, ci vediamo dopo. Questo è il nostro look finito. E spero vi sia piaciuto e vado a divertirmi. Buon Halloween! Ciao!